Ah, buongiorno, buongiorno Cesare, come vai? Ciao Juan, buongiorno, buongiorno a te. Dai, tutto a posto. Attraversiamo un periodo un po', diciamo, diverso, specialmente qui in Europa, però siamo positivi, si va avanti. Sempre positivo, sempre avanti. Ah, mi Certo. chiamo Juan Bautista Propato, sono allenatore in Australia, argentino. Allora, iniziamo l'intervista con Cesa. Benvenuti a tutti. La nostra agenda. Prima vai a parlare di Juan Bautista Propato, va a parlare di, allora, di Ciprián César Turalascu. Ricerca di lavoro qui in Australia, il grande morto di Paolo Rossi e io conclusione. Prima, allora la mia carriera, nato in Argentina, nono, nona, tutto italiano, in Sicilia e in Milano, ma sono argentino, giocatore di River Plate, stagioni 94, 95, 96. Professore nazionale di educazione fisica, per università, Bachelor of High Performance in Sport, Comitato Olimpico Argentino, stagione 2014-2015, National Women's League Head Coach, la Nuova Zelanda, Midwife Federation, licenza di entrenador, lingua spagnola, sono argentino, inglese, italiano, tedesco, a mia moglie è tedesca e portoghese. Allenatore di The Coach qui in Australia, Nuova Zelanda, Belgio, Germania, Cuba e Argentina. Allora, intervista con Cesare. Parlami di te, Cesare. Sì, su di me che posso dire? Ho cominciato da giovanissimo a giocare calcio come tutti i bambini, no? Il calcio è il sport più amato al mondo, quindi da quando avevo 7-8 anni ho già cominciato a giocare calcio, prima per strada, poi nella scuola. Poi a 12 anni mi hanno preso in una squadra locale di Timisoara, dove ho trascorso tutta la fila del settore giovanile. Che posso dirti? A 19 anni, no, a 18 anni sono stato promosso nella prima squadra, una prima squadra che faceva in quel periodo la Serie D, diciamo. Dopodiché ho fatto un anno di Serie D, poi quando sono arrivato a fare la Serie C in Romania, ho capito, diciamo, subito che per arrivare in alto ci vogliono delle qualità che io in quel momento non avevo, ecco. E poi subito ho ricevuto una proposta da una scuola calcio di fare allenatore di scuola calcio praticamente, no? E l'ho preso un po' come un scherzo perché non pensavo di essere il posto giusto per me, no? Non pensavo di in mezzo ai bambini di trovarmi così bene, però da un semplice scherzo praticamente ho trovato il mio mondo, diciamo. Quindi da quel punto sono quasi 21 anni adesso, da quando ho cominciato a lavorare con i giovani, e mi trovo benissimo, ecco. Ho cominciato a studiare, ho fatto l'università, le scienze motorie, quindi sono laureato in scienze motorie. Ho cominciato a studiare per diventare allenatore, quindi sono andato alla Federazione Rumena, ho preso la qualifica, la prima è stata la licenza UEFA B, poi ho preso licenza UEFA A e poi è iniziata l'avventura. Primo allenato in Romania, come dicevo, in quella scuola calcio a Timisoara, poi la vita mi ha portato in vari paesi, l'Italia, dove sono stato quasi 10 anni, in due esperienze diverse, Germania, Inghilterra e ultimamente è stata Cina, dove sono ritornato un anno fa
per colpa di questo maledetto virus. Quindi per ora sono in Romania, ecco, sono nella mia città, sto gestendo una scuola a calcio e vediamo cosa ci riserva il futuro. Va bene. A parlare di speranza del gioco, cosa ha imparato il giocatore? Ci puoi condividere con i Giovanni come allenatore? Da giocatore, ti dico francamente, io ho fatto la carriera di giocatore quasi 20 anni fa, dove era un'altra mentalità, molto più chiusa, perché anche io sono nato in un paese che era comunismo, dove era comunismo in quel periodo lì, no? Da giocatore non avevi tante scelte, tante opportunità per andare fuori, per vedere un altro tipo di calcio, però quello che posso portare con me c'è sempre l'esperienza di sacrifici, ecco, è stata una carriera da giocatore dove sono stati fatti tanti sacrifici, ecco. E questo potrei dire, lo dico sempre ai miei giocatori, che se devi fare una cosa, devi fare tanti sacrifici per arrivare a fare un tipo di essere un giocatore di calcio, cioè magari devi smettere di, o non puoi andare nel weekend fuori con la tua ragazza, però ti devi riposare per prepararti per la partita. Questo è solo un esempio, no? Quindi, diciamo, la parola chiave è sacrificio, diciamo, è questo che sempre lo dico ai miei ragazzi che vogliono fare qualcosa, no? Nel calcio e non solo calcio, qualsiasi sport. È la tutta vita, né? Che un businessman o un giocatore o allenatore è un sacrificio. Infatti, se vuoi arrivare a certi traguardi ti devi sacrificare, certo. Non puoi fare nient'altro. Allora, cosa hai imparato negli ultimi anni quando fai coaching, allenatore con bambino o bambino? Sì, questa è una bella domanda, perché cioè, dal mio punto di vista ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo, se siamo abbastanza aperti, certamente. Quindi io negli ultimi anni ho imparato tantissimo, ho avuto l'opportunità di lavorare in paesi come Italia, ma anche in Cina, dove in Cina avevo una squadra di allenatori da tutto il mondo, per dirti. Cioè avevo, perché sto parlando con te adesso, avevo anche un argentino nella mia società. Avevo dei spagnoli, avevo dei portoghesi, avevo dei olandesi, cioè un po' da tutte le nazioni, diciamo, che hanno un calcio, diciamo, più sviluppato, più importante a livello giovanile. Ho imparato che il calcio, quello che la cosa più importante se vogliamo crescere dei giocatori pensanti, la cosa più importante di allenare il calcio, il gioco di calcio. Ecco. Perché a volte trascuriamo questo, no? E pensiamo che il calcio, cioè, è una cosa, cioè, a volte sto guardando tanti allenatori che stanno sul campo, no? E a volte mi rendo conto che, cioè, il calcio cioè, diamo più importanza a altre fasi invece al gioco, no? E io considero che il gioco in complesso è la cosa fondamentale nel calcio, no? Quindi, da tutte queste esperienze, ho capito che il calcio deve essere messo al centro di tutto, eh? Il gioco è la cosa più importante. Se noi pensiamo che, non so, la preparazione fisica è più importante, la preparazione atletica è più importante, o magari la tattica è più importante, secondo me che si sbaglia, eh? Il gioco deve essere il punto di partenza. E poi, certamente, tutte le altre componenti sono molto importanti, però il gioco in se stesso è la cosa fondamentale. Quando ero un bambino in Argentina, giocava a calcio, Argentina, Mondiale, certo, sempre certo. Nel cuore di calcio e di gioco, né? Un gioco, infatti, giocare con amici, papà. Infatti guardavo ultimamente i video di Diego, no? Di Diego Maradona. Cioè, lui è un giocatore geniale, a parte questo, però lui giocava, cioè, la cosa fondamentale è il gioco, cioè, lui era sempre con la palla al piede, cioè, faceva il calcio alla fine, no? Quindi,
dico, lo dico sempre, cioè al ragazzo devi dare il pallone, dare il pallone per giocare. E questo è il suo mondo, no? Quindi qualsiasi ragazzo quando viene al campo viene per giocare. Quindi dobbiamo mettere il gioco prima di tutto, Certamente, certamente. Allora, è molto, molto grande allenatore d'Italia, ma chi è il più grande mentore allenatore? Perché tra Cesar? Certo. Sì, ma no, ne ho, diciamo, sono due o tre che li apprezzo tantissimo. Qualcuno è famoso, qualcuno meno famoso. Però io mi prendo dei questi mentori che sono persone che magari non hanno un nome famoso, perché c'è chi lavora con i ragazzi, con i giovani, non diventano mai famosi. Cioè, famosi diventano un Guardiola, diventa un Bielsa, diventa un Mourinho. Cioè, le persone che arrivano con i grandi, no? Però con i giovani sono pochissimi che diventano famosi, no? Quelli che io li apprezzo tantissimo è Horst Wayne, è un olandese che lo apprezzo tantissimo e ha sviluppato, ha creato dei libri che a me mi hanno ispirato tantissimo. È uno che, come dicevo... E lì è morto? Sì, è morto. E lui da tanti anni che l'ho scoperto. E da quel momento, quando ho scoperto i suoi libri, cioè, mi ha cambiato tantissimo la mia mentalità su come allenare i giovani. E lui lo posso considerare una persona che mi ha insegnato tantissimo. Un altro è un mio carissimo amico che magari non è famoso, o magari non è famoso nel mondo, però in Italia è una persona apprezzata e riconosciuta. Si chiama Ernesto Nani, che ha lavorato nel settore giovanile di Brescia. E di Atalanta, e ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, è un mio grandissimo amico, cioè anche lui mi ha dato tantissimo, mi ha aperto un mondo, specialmente quando ero in Italia, cioè lui mi ha aiutato tantissimo, mi ha dato dei consigli, mi ha fatto scoprire, diciamo, un po' il mondo italiano, un po' di vivere il calcio, no? Quindi queste due persone mi hanno dato tantissimo, e parlo di due persone che sono qualificate nel calcio giovanile, no? Ma poi, sai, come ognuno di noi prendiamo dei spunti da tutti gli allenatori che ci sono, un Guardiola, un Klopp, Bielsa, sono tutti grandi allenatori e non solo loro, cioè ci sono tantissimi da quale prendiamo dei spunti e magari li trasferiamo nella nostra visione di fare il calcio, no? Quindi... E non solo, ti dico un'altra cosa, considero che anche da una persona che magari non lavora nel calcio puoi imparare qualcosa, cioè magari che la puoi trasferire nel calcio, no? Certamente. Certo. Da qualsiasi discussione di calcio si può prendere qualcosa, e cioè magari diventa una cosa che per te diventa importante, no? Certamente. Qual è la tua metodologia come coach, come insegni? La mia metodologia, ti dico, metto sempre al centro di tutto il giocatore, e qua ti dico perché. Cioè, il giocatore, secondo me, è vero, il calcio è un gioco di squadra, per un gioco di squadra fatto da persone, no? Cioè, siamo 11 persone che facciamo un gioco di calcio. A quel punto dico, cioè, io se ho 11 giocatori bravi è molto più semplice metterli insieme. Per farli diventare bravi, io uso tre parole chiave, diciamo. Personalità, cioè mi piacciono i giocatori che hanno personalità. Poi, possesso, perché mi piace specialmente nel calcio giovanile avere del possesso del gioco, cioè di avere in mano la partita. E pressione. Pressione nel momento in quale magari perdo la palla, di essere pronto a aggredire l'avversario. Cioè, sono queste tre parole chiavi: personalità, possesso e pressione. E in mezzo a loro metto il giocatore che
Io dico, un allenatore di settore giovanile deve, prima di tutto, deve pensare al ragazzo, non deve pensare a se stesso. Non deve pensare che deve vincere la partita perché Cesar, nel mio caso, deve essere sul primo posto nel giornale. No, io devo aiutare il ragazzo che magari quando arriva 16, 17, 18, 19 anni, di essere pronto per una prima squadra. Poi c'è un processo che ricomincia sempre, no? Per noi allenatori giovani sempre, sempre. C'è un zero, no? Si riparte da zero. Però nel mio processo, la mia filosofia di gioco è questo. Il giocatore in mezzo, circondato da questi tre P. Personalità, possesso e pressione. Oh, Liverpool, Manchester City, personalità, possesso, pressione. Esatto, esatto. Ma sei dei gran bei giocatori, eh? Giocatori che costano. Però, certo, fanno un calcio che ti fa divertire. Molto bene. Certo, certo. Come ti vedi tra 5-10 anni? Ma sempre in mezzo ai giovani. Sempre lavorare con i giovani, perché i miei obiettivi non sono quelli di lavorare nelle prime squadre. Non mi appassiona, ecco. Però mi piace lavorare con i giovani. Quindi con la speranza che avrò la salute, perché la salute è cosa più importante, no? In tutto. Certamente. Certamente che mi vedo lavorare ancora con i giovani. Non so dove, non so in quale parte, non so se qui, so magari in un'altra parte del mondo, però sicuramente mi piacerebbe essere sempre in mezzo ai giovani. Va bene. Cesar, errori più grande imparare. Errore più grande, pensare che sappiamo tutto. Questo è secondo me l'errore più grande. O pensare che magari da ora in poi non abbiamo niente da imparare. Questo secondo me è la fine della nostra carriera. Se arriviamo a questo punto, secondo me siamo finiti come allenatori e possiamo bruciare il nostro tesserino di allenatore, perché vuol dire che non abbiamo capito niente. Perché, come ti dicevo prima, secondo me ogni giorno possiamo imparare qualcosa, ogni giorno se siamo aperti possiamo scoprire cose nuove, perché sai molto bene, il calcio si cambia ogni giorno viene fuori una cosa nuova, ogni giorno si modifica, si velocizza tutto. Quindi secondo me l'errore più grande è questo, quando smettiamo di imparare, smettiamo di esistere come allenatori. Certamente. Qualunque altra cosa che parlare? Ma sono contento, ecco, di essere qui con te, ecco, di avere questa opportunità di parlare con te, di calcio specialmente, e anche te, perché sei un allenatore che ha viaggiato tanto, hai lavorato nei tanti posti. Provieni da un calcio bellissimo, quello argentino, sei anche mezzo italiano, quindi diciamo hai un sangue latino, no? Quindi mi piace parlare con persone che hanno passione per il calcio. E sicuramente, cioè, da questa discussione magari potrei scoprire anch'io cose nuove, di capire come si sviluppa il calcio lì dove sei adesso in Australia. Come sta andando, come ti trovi lì, ecco. Calcio in Australia va bene, quindi Aussie Rules, cricket, rugby, è molto importante, molto popolare, il calcio sta bene, va bene. La Coppa Mondiale sta qui in Australia 2 anni. È un calcio e development, non è più grande, certo. Ma allenatore non c'è molta nazionalità, ma
Va bene. Ancora, ottimo. Come è il calcio in Romagna? Ma guarda, in questo periodo, in generale parlando, il calcio rumeno si sta un po' cambiando. Arrivano le nuove generazioni, sono ragazzi più giovani che hanno delle qualità, sono dei ragazzi che magari hanno possibilità di lavorare all'estero, sono tanti che giocano nelle squadre estere, quindi arrivano con un'altra mentalità. Quindi piano piano il calcio rumeno diciamo che sta un po' crescendo, ecco. Grazie a questi ragazzi che hanno vissuto fuori, hanno le famiglie fuori dalla Romania, che vengono con un'altra mentalità. Quindi spero che nei prossimi anni si vedrà un tipo di calcio diverso, ecco. Va bene. Hagi, o giocatore Hagi, lavorano calcio in Romania? Sì, Hagi ha in questo momento la sua società. È una società che l'ha fatta lui, una academy. Ah. Poi è arrivato con questa società fino in Serie A rumena. Qualche anno fa ha vinto anche il Scudetto. E ora sta viaggiando a metà classifica nel calcio rumeno, nella Serie A rumena, che si chiama Viitorul Constanța, si chiama la sua società, è tutta gestita da lui, quindi sì, è una persona rispettata, una persona che ha fatto carriera, quindi si toglie le sue soddisfazioni adesso. È molto grande, Ucai, Romanovski, Dimitrescu. Certo. È stata una generazione, diciamo, quella di oro praticamente per il calcio rumeno. E adesso, sai, un po' dopo di loro è un po' difficile per le prossime generazioni, perché tutti cercano di metterli a confronto con loro, che non è semplice. Cioè, dopo di loro è stato un po' difficile per tutti, perché tutti volevano dalle nuove generazioni di essere come quella generazione. È impossibile, cioè, come dici, la generazione di Maradona, cioè, non è semplice di avere un'altra generazione come quella di Maradona, no? Quindi è uguale anche qui in Romania. Accelerazione allora Argentina, Messi, Agüero, Di Maria, Mascherano, Otamendi, Zabaleta. Sono tanti. Certo. Allora, Dybala, Maradona, Ruggeri, Valdano, Urruciaga, più grande. Certo. Simeone. Certo. È molto. Ecco, così anche qui, Adesso vediamo, speriamo di poter crescere un attimino, di vedere un attimo come pianificare tutto e di uscire un po' fuori anche a livello europeo, ecco. Va bene. Allora, per parlare un po' di ricerca di lavoro in Australia, usic.com.au, Australia, è molto, molto buono per ricerca di lavoro. Quindi Job Search, il lavoro in Australia, WEA, Sydney, Adelaide, Perth, sta molto difficile qui in Australia, nel mondo, in Romania, Argentina, tutto il mondo, ma va a migliorare. Tiene speranza, né? Tiene speranza. Certo. Allora, a parlare un po' di Paolo Rossi, campione mondiale, un grande giocatore d'Italia, Diego Maradona, molto difficile per italiano, argentino, è un grande del calcio mondiale, né? Un gran giocatore, sì.
purtroppo se n'è andato. Certamente. La conclusione, puoi seguirmi in Instagram, Twitter, Cipriano César in website, in inglese, romano, italiano. Giusto, giusto. È stata una bella discussione, Juan. Va bene, grazie. Grazie. Allora, ora sta molto difficile per abbracciare per la Romagna, ma se è positivo per Juan che viene. Certo, certo. Magari un giorno ci vedremo, eh? Ci vedremo. Oh, grazie mille, César. Grazie Juan, grazie. Arrivederci. Buon lavoro lì. Grazie. Ciao. Ciao, ciao Juan, ciao. Va bene? Ottimo, ottimo Juan. O per YouTube, per YouTube channel, o forse oggi. E hai puoi pubblicare in Facebook o Instagram. Certo, certo Juan, certo, con piacere. Rimaniamo in contatto, eh? Andiamo, andiamo in contatto. Se ci siano novità, fammi sapere, eh? Pronto. Ok? Sempre avanti. Sempre avanti. Grazie mille. Ciao Juan. Ciao, ciao. Juan, ciao. Bene.